Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuta, benvenuto. Oggi faremo in questo nuovo video una profonda meditazione, una pratica meditativa di origine e tradizione buddista che si chiama Loving Kindness Meditation. Sì, sto leggendo qualche dettaglio. E questa meditazione è molto potente. Sono stati eseguiti diversi studi scientifici dove c'è una comprovata efficacia su questo metodo, che può portare veramente diminuzioni di stress, una visione più positiva della vita e un pensiero positivo che funziona anche in maniera ottimale per quanto concerne il sistema immunitario, per un buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Quindi questa mediazione che faremo assieme, in cui ti guiderò, è molto molto potente e ti consiglio di eseguirla tutti i giorni per la tua salute e il tuo benessere. Ok? Allora, oggi parlerò poco, inizieremo molto presto con questa pratica, subito. Allora, la puoi fare da seduta, se vuoi. Seduto, in piedi, disteso, come ti va. L'importante è che ti lasci andare a una mente aperta, a un cuore aperto, perché in questo modo puoi trarre tutti i benefici, quindi senza giudizio e lasciati andare. Ok? Quindi, allora, iniziamo subito questa meditazione. Se vuoi puoi chiudere gli occhi, se vuoi puoi tenerli aperti. L'importante è che trovi una posizione comoda. Iniziamo semplicemente portando con gentilezza, con tanta gentilezza, l'attenzione sul nostro respiro, senza cercare di modificarlo, di cambiarlo. Ponendo l'attenzione su come l'aria entra dalle narici e esce dalle narici o dalla bocca, come preferisci respirare in questo momento. E semplicemente accorgersi dell'esperienza, di come si muove il petto, la pancia, e lasciare andare i muscoli della fronte, dolcemente, in linea, i muscoli degli occhi, abbandonarli, rilassarli. Continuare ad accorgersi del proprio respiro, con gentilezza, e abbandonare un poco la propria mandibola, quindi aprire poco poco la tua bocca, rilassare tutto il corpo. E ora dolcemente puoi iniziare a portare gentilezza verso di te, amore verso di te. Focalizzati su te stesso e magari puoi ripetere dentro di te che io possa essere felice, che io possa essere sano, che io possa essere al sicuro. Porta gentilezza dentro di te, porta amore ad ogni respiro, e che io possa vivere
con facilità, che io possa vivere con facilità. Ascolta quanta bellezza c'è in questa frase. Goditi questa gentilezza verso te stesso, questo amore, questa dolcezza per tutto il tuo corpo, per la tua mente. Una gentilezza spontanea, libera. Che io possa essere al sicuro. Che io possa essere felice, ripeti dentro di te, che io possa vivere con facilità, che io possa vivere felice. Stai dentro. Adesso questo amore lo estendiamo verso una persona cara, la persona che ami di più su questo pianeta, che magari non c'è più, che c'è ancora, o anche un animale. Estendi questo amore, dagli questo amore, e puoi dire a questa persona con il nome che tu puoi essere felice. O questo animale anche, che tu possa essere sano, anche se non c'è più, non importa, che tu possa essere al sicuro, che tu possa vivere con facilità, che tu possa vivere con facilità. Estendi questo amore verso questa persona e questo amore verso di te, questo animale. Senti questo amore che cresce dolcemente, che io possa essere felice, che tu possa essere felice, che io possa vivere con facilità, che tu possa vivere con facilità. Sempre di più. Sempre di più mentre continui a respirare, a lasciare andare i muscoli della fronte, degli occhi. E ora scegli una persona media per espandere e estendere il tuo amore. Una persona che non provi né amore né odio. E comunque dagli tutto il tuo amore. Un conoscente, un collega. E di a questa persona che tu possa essere felice con tutto il tuo amore. Che tu possa vivere con facilità, che tu possa essere sano. Estendi questo amore dolcemente, che tu possa essere felice mentre continui a respirare, che tu possa essere sano, che tu possa vivere con facilità, che tu possa vivere in gioia. Dagli tutto il tuo amore, lo stesso amore che hai dato alla prima persona o animale che hai visto, lo stesso amore che dai verso te stesso. Dai questo amore, mantieni questo amore. Mentre continui a respirare, a rilassare la fronte, i muscoli degli occhi, ad abbandonare la mandibola,
essere gentile con te stesso. E ora la parte più impegnativa di questa meditazione, scegli una persona con cui hai un rapporto difficile, una persona che non ti piace tanto. E dagli lo stesso amore a cui hai dato la prima e la seconda persona. Che tu possa essere felice, che tu possa essere sano, che tu possa vivere con facilità. Dagli lo stesso amore, la stessa luce, profonda a questa persona. Lo stesso amore che hai dato alla prima, alla seconda persona, lo stesso amore che hai dato a te stesso. Mentre continui a respirare, a rilassarti, ad essere gentile. Se ti vengono pensieri, riportati nel presente, con amore. Tanto amore, dai verso questa persona che non ti piace l'amore, la gentilezza, che tu possa essere felice, che tu possa avere una vita facile, lo stesso amore che hai dato alla prima persona e che hai dato anche a te stesso. E ora andiamo nell'ultimo passaggio. I tuoi sentimenti di amore e gentilezza vengono estesi a tutte le creature viventi, includendo l'intera umanità. E puoi ripetere che tutti gli esseri possano essere felici, che tutti gli esseri possano essere sani. Che tutti gli esseri possano essere al sicuro, che tutti gli esseri possano vivere con facilità. Estendi questo amore meraviglioso. Estendi. Sentilo nel cuore la gentilezza e l'amore. Pratica gentilezza verso tutti gli esseri viventi, che tutti gli esseri possano essere felici, che tutti gli esseri possano essere sani, che tutti gli esseri possano essere al sicuro, che tutti gli esseri possano vivere con facilità. Permetti di espandere questo amore verso tutto l'universo, verso di te, amore verso l'universo e verso di te, amore e gentilezza. Goditi questo amore, te lo meriti questa gentilezza. E ora piano piano, dolcemente, torna qui, abbracciati
aprì gli occhi, se li avevi chiusi, sorridendo, sorriti, ringrazia questa pratica, ringrazia te stesso, sentiti bene. Porta attenzione su questa pratica, su te stesso. Fatti i complimenti. Dolcemente. E se ti è piaciuta questa pratica, inizia a seguirmi, metti sulla campanellina così sarei avvisato di ogni mio video, potrai vederlo per primo, Scrivimi un commento, un like, se non mi segui su Instagram, sono Stefano Prolli Official, e ti ringrazio tanto per aver meditato con me, per aver fatto questo viaggio insieme a me, e apriti la possibilità di farlo tutti i giorni, perché questa pratica è veramente potente, può farti veramente stare bene, farti iniziare o chiudere la giornata in felicità.